In questo nuovo video di iNelson Academy puliremo e sostituiremo il tappo del filtro dell'acqua di raffreddamento. Cosa useremo? Guanti, panna assorbente, filtro di ricambio. Il filtro dell'acqua di mare è formato da un contenitore plastico al cui interno vi è posizionato un setaccio bloccato da un tappo. Sebbene il contenitore sia molto resistente, è possibile che il tappo a lungo andare presenti delle fessurazioni. Si crea quindi una situazione molto pericolosa per il motore. Una piccola fessura permette all'aria di filtrare all'interno del sistema, facendo sì che la pompa dell'acqua giri quasi a vuoto. La conseguenza ovvia è che il motore si surriscalderà in breve tempo. Puoi notare del silicone, il quale è stato applicato come riparazione di emergenza in navigazione. Prima di tutto, ricordati di chiudere la valvola di sicurezza della presa a mare del circuito dell'acqua. Procediamo alla rimozione del tappo fessurato. Gira la chiavetta di fissaggio e rimuovi la piccola guarnizione sottostante. Ora rimuovi il coperchio che necessita di essere cambiato. Attento che la guarnizione del tappo non cada nel vano motore. Pulisci il bordo e l'interno del filtro aiutandoti con un panno o della carta assorbente. Successivamente rimuovi il setaccio, svuotalo dai residui che sicuramente troverai al suo interno e dagli una bella lavata. Una volta pulito, ricolloca il setaccio al suo posto. Dovrai stare attento ad inserirlo con il foro di entrata acqua sul tubo corretto. Se hai dimenticato di chiudere la valvola, il filtro sarà vuoto. Dovrai riempire di acqua fino ad arrivare ad almeno 3 quarti della capienza. Ora rimuovi il nuovo tappo dalla sua confezione. Fatto ciò, posiziona la guarnizione nuova. Infila il tappo sul suo perno e provvedi a chiudere con piccola guarnizione e chiavetta di chiusura. Attento a non stringere troppo o romperai il tappo e dovrai ricominciare da capo. Ecco fatto il nostro lavoro. Se ti sembra che il filtro non sia proprio in buone condizioni, procede alla rimozione in toto e sostituisci tutto il blocco. Un'ultima raccomandazione. Quando accenderai il motore, ricordati di farlo aprendo immediatamente la valvola di sicurezza del circuito. L'acqua dovrà defluire normalmente dallo scarico. Per non perderti nessun tutorial di iNelson Academy, iscriviti al nostro canale YouTube e attiva le notifiche. Buon vento e dal prossimo video! Per acquistare i prodotti presenti nel video con uno sconto del 7%, utilizza il codice VALEILASALE su iNelson.com. Thank you.